Ciao! Allora, finalmente stasera vi faremo vedere la stanza nuova. Dopo tanto, però ce l'abbiamo fatta. Sì, allora iniziamo dai lettini. Questi sono arrivati tipo un mesetto fa. Prima, sì, circa 20 giorni fa, prima dei mobili, però appunto non ve li abbiamo fatti vedere prima perché stavamo aspettando gli altri mobili. Allora, abbiamo scelto dei lettini abbastanza semplici. Sì. Sono dei letti singoli. Non li abbiamo presi più grandi perché qui non ci andavano. Sì, non c'è spazio. Però devo dire che questi sono abbastanza comodi. Dopo un mese già che dormo sono comodi. Esatto. Sono trovati. E niente, abbiamo scelto questo ricamo. Abbastanza semplice perché secondo me alla fine, cioè, non lo so, richiama quello che c'è sopra. Sì, allora... C'era anche di un altro colore bianco, però noi li abbiamo presi. Però io ho pensato, ho detto a Nati, tutti i mobili che noi abbiamo comprato sono diciamo bianchi o comunque chiari. Quindi non è, compriamo... Cioè non sono bianchi, ma sono quercia bianca. Quercia bianca, però ho detto compriamo qualcosa di nero, così per dare contrasto. Sì. Allora, poi invece qui abbiamo pensato di comprare appunto questi sticker. Diciamo, sì, sì, è stato... sono delle decorazioni. Cioè, per attaccarli mi sono cervellata, però ci sono riuscita. E sì. Niente, secondo me... Sei stata bene. Bravissima, Jenny. Allora, da come potete vedere, abbiamo fatto tipo una specie di cornice, mezza cornice. Ma mezza cornice, perché comunque secondo me qui sotto non avrebbe avuto senso, visto che ci sono i lettini. Sì, appunto. E, vabbè, una mezza cornice di fiori. E poi al centro abbiamo messo queste farfalle nere e sono tipo specchiate, sì. Cioè riflettono. C'è un effetto specchio. Sì, riflettono la luce. Secondo me Jess è stata davvero brava. E io comunque prima mi riferivo al fatto che questa parte del letto, la tavarca, richiama appunto questi tipo fiori qua, questi rami. È vero. Quindi comunque è tutto logico. Poi, allora, vi facciamo vedere i comodini. Aspettate. Vabbè, qui c'è il tappeto. Allora, innanzitutto abbiamo due comodini, solo che appunto non c'è spazio, quindi qui abbiamo messo il comodino, quello di Jenny, e poi vi farò vedere dove è il mio. Sinceramente io me ne aspettavo un pochettino più piccoli i comodini, quindi comunque, vabbè, lasciamo stare. No, invece è abbastanza grande. È abbastanza grande. E poi abbiamo scelto questa lampada, bianca, sì, e nera. Sempre per richiamare per dare contrasto. Sì, esatto. Jenny, cos'è quella cosa che hai messo sotto? Allora, vabbè, quello è il mio anello. E quello è un portafortuna. Quello là. Contro, la penso così, contro il malocchio, perché ho detto, sicuramente molti ci vorranno male perché sta tanto. Comunque, nei comodini, vabbè, abbiamo messo tutte le cose in. Sì, e io ho messo sotto tutti i profumi che ho. Ok, sono aspettate tanti. Che vi faccio vedere l'altro comodino. L'altro comodino è nell'angolino, però devo essere sincera. Allora, l'altro comodino, molto. Questo qua, si trova qui, l'ho messo in quest'angolo ed è il mio. C'è sempre un'altra lampada uguale nera. Comunque, sta bene, dai, gente. Poi c'è anche questo, che è nuovo. Poi oggi è arrivato anche questo mobile. Non so se vi ricordate, noi avevamo un mobile simile a questo, sempre di quercia bianca, però era leggermente più grande rispetto a questo e lo abbiamo più messo alto, in più grande, alla fine sì, era un po' uguale. Più alto e lo abbiamo messo in un'altra stanza perché abbiamo preferito tenere questo, dato visto che era uguale, sì, uguale a tutti gli altri mobili. Magari, cioè, ci sono anche le maniglie uguali, se noi avremmo tenuto l'altro mobile non erano uguali. Poi abbiamo comprato i centrini nuovi e abbiamo scelto di vedere questi colori. Il centrino è così, brillantinato. Sì, abbiamo scelto brillantinato. Per richiamare i brillantini della parete, ovvio. Sì, bianco e argento. Poi sopra Jenny ha sistemato tutti i trucchi. Ho tenuto quelli più belli, anche se questo non mi piace tanto, però... Vabbè, più in là magari sì, cambieremo anche i trucchi comunque. Sì, certo, vabbè. E vuoi far vedere come abbiamo sistemato? Sì. Il primo cassetto abbiamo messo diciamo un po' di cose estive comunque. Nel primo cassetto ci sono le cose tue, Jenny. Sì, o comunque le cose che utilizziamo ma non sempre alla fine. Poi il secondo cassetto lo abbiamo diviso. Quindi abbiamo messo questi maglioni che comunque, non lo so, sono utili, quindi facili da prendere. Ci sono sia cose mie che cose di Jenny. Invece nell'ultimo cassetto ci sono solo cose mie.
E sono sempre così estive. Sì. Perché abbiamo detto, teniamole qui, poi magari facciamo il cambio. Pantaloncini, magliette, gonne, top, un po' di tutto. Vestiti. Poi, come specchio abbiamo lasciato questo qui, perché è nuovo, è bellissimo. È bellissimo, cioè, l'abbiamo comprato apposta. Sì, l'abbiamo comprato apposta con le luci a LED. Però c'è da dire che è arrivato anche un altro specchio, un po' più piccolo di questo. Però nella nostra stanza non ha senso metterlo. Quindi niente, non lo metteremo qui perché non lasciamo questo. Però lo utilizziamo in un'altra stanza. Esatto. Ti faccio vedere cosa c'è. Poi questa è la parte più bella di tutta la stanza, ovvero l'armadio. Lo abbiamo scelto con le ante scorrevoli. E al centro c'è questo bellissimo specchio, cioè è enorme. Infatti. È troppo bello. E l'abbiamo diviso, perché sì. Io ho fatto un fatto con Nadia, abbiamo detto un'altra io, un'altra tu, e quella al centro l'abbiamo divisa. Cioè sì. Abbiamo messo tipo i vestiti magari delle genitori. Vabbè, fallo vedere più o meno, okay. Jenny. Mi devo ricordare come siamo, così. Perché ancora devo imparare. Questo è mio. Aprilo tutto, Jen. Allora, Jenny ha messo qui tutte le felpe, il giubbotto e poi in basso hai messo le borse. In basso tutte le borse. E poi qui, vabbè, altri maglioni, felpe, poi, vabbè, i leggings e le magliette. Sì. Devo dire che è molto spazioso, io me l'aspettavo un pochettino più piccolino. Però, comunque... Diciamo che dobbiamo acquistare... Dobbiamo andare a fare shopping. I vestiti, sì. Perché adesso abbiamo tanto spazio, quindi Jenny non l'hai chiuso. Uh-huh. Ok, adesso fai vedere la parte centrale, vai. La più bella, secondo me. È vero. Ma anche per come è sistemata. Allora, in alto abbiamo messo tutti i nostri vestiti. Sì, tutti i vestiti delle cerimonie. Sì. E poi sotto le scarpe. Poi sotto che i tacchi. Con i vestiti, cioè... Sì. E poi sotto... apri due cassetti. Abbiamo fatto aggiungere questa, aspetta. Abbiamo fatto aggiungere questa cassettiera per mettere i costumi e le cose dell'estate, cioè. Jenny, non hai aperto bene lo specchio. Ok. Vabbè, poi sotto ci sono gli altri costumi che sono di Nadi. Sì, quelli di sopra sono i tuoi, quelli di sotto i miei. Sì, devo dire che devo comprare anche dei costumi, perché io comunque potevamo scegliere anche, cioè, di aggiungere un'altra cassettiera, però... Sì, in realtà la potevamo mettere in tutte e tre, da tutte e tre le parti, però... In tutte e tre le ante, sì, però l'abbiamo messa solo al centro perché non aveva senso. Esatto. Alla fine non servono tutti questi cassetti. Allora, bisogna avere un po' di agilità per muoversi, però... E poi c'è l'ultima anta, dove ho tutte le mie cose... Vabbè, diciamo che è sistemata come la mia, sotto ci sono comunque le cose molto più pesanti e sopra le felpe, le magliette, i pantaloni, i pigiami. Ho le borse sotto anch'io. Le borse anche tu. Poi ho messo tutti i leggings, i jeans, le magliette, sopra ho altre felpe, giubbini. Il giubbino di pelle. Esatto. E poi all'angolo c'è... All'angolo... Vabbè, puoi chiudere già adesso. Aspetta. Vai Jenny. Poi all'angolo, stavo dicendo, abbiamo lasciato i quadri. Ah sì, è vero, me li sono dimenticati i quadri. Poi c'è, cos'è quello? Un puff? Eh sì, il solito quello puffetto. Quello che abbiamo sempre avuto nella stanza. La specie di sgabellino. Sì. Qui si chiama così. Poi vabbè, le tende abbiamo lasciato queste perché anche secondo me stanno bene. Se sinceramente adesso. A me non convincono tanto queste tende, sincera. Vabbè, invece a me non convincono questi tappeti. No, allora, secondo me i tappeti nel complesso stanno bene, ma le tende no. Oppure, se vogliamo proprio cambiare anche i tappeti e le tende, io prenderei magari i tappeti neri. Vedremo, Jenny, magari più in là cambieremo altre cose. Comunque, questa è tutta la stanza. E niente, ma vabbè, poi c'è... Il lampadario. Allora, il lampadario è delle cambia. Te la faccio vedere. L'avevamo già fatto vedere, Jenny. Comunque, vabbè, se vuoi farlo vedere. C'è il suo telecomando che dobbiamo tenere nel cassetto, perché sennò. Beh, questo è il massimo. Poi si può mettere la modalità notte. Sì. Che sarebbe così. E poi
Se non mi sbaglio si può fare tipo la noce più gialla, sì. E poi basta. Comunque a me piace di più. Vabbè, rimettila come quella classica. Si potrebbe anche spegnere la luce da qui, però non si spegne, cioè non funziona. È l'unica cosa che non ha mai funzionato. Non lo so, non si è mai spenta. Comunque, scrivete nei commenti se vi è piaciuta la stanza, cosa ne pensate. Quindi salutiamo Jenny. Ciao! Ciao!